Parliamo di ristorazione sostenibile e lo facciamo con il nostro ospite, lo chef Alfonso Iaccarino. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti, è un grande piacere per me stare qui. È un piacere nostro averla ospite questa mattina, mentre è appena cominciato il convegno all'Università Cattolica di Piacenza, proprio sulla ristorazione sostenibile. Un tema sempre più importante negli anni ed è un tema che sta affrontando anche con un tour nel Piacentino. Sicuramente. I tempi recenti si comportano delle riflessioni e dobbiamo essere molto attenti e lavorare tutti nella stessa direzione. Qual è la direzione da prendere al più presto? È una questione della difesa dell'ambiente, è che la condizione primaria poter sperare in un futuro migliore, non tanto per la nostra generazione, ma per quelle che verranno successivamente. Tutti, indistintamente, dobbiamo essere responsabili di questo compito che è primario in tutte le nostre attività giornaliere, rispetto di tutti, che va dalla qualità del cibo, alla sostenibilità dei rifiuti, all'organizzazione delle città, a dare maggiore serenità a tutte le persone, vivere in ambienti sani e soprattutto cibo sano, ritorno alle origini. Sul tema dello spreco alimentare, ogni anno insomma le cifre anche in Italia sono ancora molto molto alte. Diciamo che per evitare certe cose bisogna acculturare le persone. Finché noi parliamo di grandi consumi, basta accendere qualsiasi televisore e c'è la pubblicità per certi tipi di cibo, che io personalmente non condivido affatto. Bisogna incominciare da questi principi, bisogna incominciare la gente a conoscere un pochino le regole fondamentali per certe cose. Insomma, faccio un esempio: oggi in casa cuciniamo pasta e fagioli o pasta e piselli. Una parte di piselli che rimangono, semplicissimo mangiarle la sera in insalata, in zuppa, così per i fagioli anche il giorno dopo. Insomma, rimangono delle uova che stanno per scadere, mettiamo insieme questi ingredienti, ne facciamo una bella frittata senza che si vanno a buttare e che ci diano un risultato anche economico, perché poi oggi la vita costa. Faccio un esempio con gli animali: tutti spendono tanti soldi per comprare mangimi, per le diete degli animali, eccetera. Ma noi una volta gli animali in casa si alimentavano con quello che rimaneva, cioè le patate, il pane, tantissime cose vanno riciclate tranquillamente. Bisogna tornare un po' indietro nel tempo, come giustamente dice lei. Ma secondo me la regola è quella lì. Un passo indietro, forse pure due. Pure due. Volevo intanto farle i complimenti perché lei ha aperto ristoranti con successo in tutto il mondo. Ultimamente è stato anche premiato a Londra per il suo... L'ultimo era ad Amsterdam. Ad Amsterdam, quindi un altro premio ancora, quindi complimenti. Per me girare il mondo è stata la mia università, perché ho sempre rimpianto di non aver studiato a sufficienza. Il fatto di girare, di confrontarmi con tutte le razze del mondo e prenderne i pregi, i difetti, senza mai essere critico, ma cercando sempre di capire quello che loro sanno meglio di noi e viceversa, è fondamentale. E quindi ho sempre consigliato ai giovani di allontanarsi dal proprio habitat per poi ritornarci con quelle esperienze per far sì e migliorare lungo il cammino della vita. Di che scuola di pensiero è lei sul cibo made in Italy da portare all'estero? Quello che non deve essere toccato, cioè deve essere rigorosamente al 100% diciamo made in Italy, oppure ci possono essere delle influenze? Ma le influenze ci sono, sì, perché poi in alcuni posti devi avere l'intelligenza e l'esperienza di usare anche le cose che loro sanno meglio di noi, perché in ogni posto c'è sempre qualcosa di speciale. Però la tua tradizione mediterranea, l'uso dell'olio extravergine d'oliva, delle paste, dei risotti, di tutto quello che fanno parte della nostra storia, io ritengo che sia giusto farla conoscere nella maniera più idonea, più professionale possibile, in modo che poi diventa anche un pozzo, un grande giacimento per l'economia del nostro paese, senza dimenticare che secondo me l'agricoltura eroica, l'agricoltura artigianale sarà il lusso del futuro e soprattutto sarà il nostro petrolio. Ne sono convinto, non da adesso, sono anni che mi batto per queste cose. Chef, io la ringrazio per questo regalo che ci ha fatto per stare insieme a noi questa mattina. La lascio al convegno e al tour nel Piacentino proprio per affrontare questi temi. Grazie al chef Alfonso Iaccarino per essere stato con noi. Buon proseguimento. Un grande abbraccio a tutti, grazie.